per me è stata molto bella, cioè io mi piacciono un po' le sfide, quindi... Descrive così se stessa e la sua esperienza. Vanessa, 27 anni, giovane di Pisa, non vedente dalla nascita, è una sfida e la sua scelta di partecipare nel 2007 a un progetto di volontariato europeo. Si è trattato di una prima esperienza di servizio di volontariato europeo accessibile a persone con disabilità visiva. Vanessa parte per il Belgio per lavorare a Liegi, coordinata dall'associazione Views, in un istituto scolastico per ragazzi con problemi visivi e uditivi. Lì il suo compito è quello di insegnare a utilizzare il computer a bambini non ipovedenti. E poi diciamo, mi sono occupata prevalentemente di organizzare attività ricreative. In Belgio vive in un appartamento con altre due ragazze polacche, entrambe non vedenti. Nei primi 15 giorni abbiamo avuto lezioni intensive di orientamento, viene chiamato così, orientamento e mobilità, e c'era appunto un insegnante che mi spiegava tutti i principali percorsi che mi potevano servire: andare al lavoro, andare al supermercato, andare in stazione, le cose fondamentali per poter vivere. La mattina mi alzavo come farebbe una qualsiasi persona e col mio bastone bianco andavo fino al luogo di lavoro, quindi in questa scuola. Un'esperienza che ha messo radici inaspettate. Ho continuato a collaborare con Views e ho continuato anche a gestire e a organizzare progetti per ragazzi con disabilità visiva, anche coinvolgendo altri ragazzi italiani. Sto continuando questo percorso e quindi sto migliorando sia le mie capacità nella progettazione europea, sia in ambito appunto linguistico, dovendo comunque parlare e scrivere in inglese e in francese, e poi appunto mi sto formando anche come counselor. Vanessa si sta preparando, dopo la laurea breve sta prendendo quella magistrale. È realista, sa che le difficoltà sono tante, soprattutto per una persona non vedente, ma come ha detto, ama le sfide. La sua esperienza europea le ha dato armi in più, e non soltanto dal punto di vista professionale. Cioè, ho conosciuto tantissime persone di paesi differenti e standoci a contatto invece, cioè, mi rendo conto che siamo tutti uguali. Cioè, in ognuno di noi poi c'è la bellezza di una persona e siamo persone diverse, ognuno con i propri valori e unici.